Si chiama Puglia e Way of Life ed è il workshop che si è tenuto ieri pomeriggio a Roma nella sede della stampa estera e che ha registrato un successo di risultati, progetti e partecipazione. Grimita la sala conferenze di Via dell'Umiltà, oltre alle migliaia di persone connesse in streaming. Al centro dell'iniziativa il brand Puglia è il modello di sviluppo sostenibile della regione, basato sull'armonia fra crescita economica e benessere sociale. Nel corso del workshop, arrivato alla terza edizione, si sono approfonditi i temi più rilevanti della programmazione regionale, quali investimenti produttivi, attrattività turistica e benessere sociale. Siamo stati bravissimi in questi anni nella valorizzazione turistica, quindi la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale, ma non solo. Oggi abbiamo attorno al tema del mare un'opportunità di sviluppo strategico, anche logistico, e quindi creare le condizioni di rafforzamento delle basi logistiche che possono essere basi logistiche europee. Risultati assolutamente straordinari che si confermano nei primi 5 mesi del 2023, che addirittura superano le performance di un 2022 che era già straordinario. Un futuro che chiaramente passa anche da un'equità sociale, perché senza equità sociale non c'è sviluppo, e quindi indubbiamente un'attenzione agli ultimi, ai fragili, ai marginati, a chi ha più difficoltà deve essere necessariamente focale, centrale, una priorità rispetto alle agende politiche. Siamo qui non soltanto con il turismo e la cultura che hanno fatto del brand Puglia un brand mondiale, ma siamo a mettere insieme i pezzi di un sistema in cui la cultura e il turismo dialogano con lo sviluppo economico. Puglia Way of Life è stato aperto da un ospite a sorpresa, l'ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca, collegato da Nuova Delhi, un testimone diretto dei rapporti commerciali dell'Italia e della Puglia, in particolare legati al wedding tourism, che ha ricordato come in India l'interesse per il turismo nella regione Puglia è cresciuto recentemente in maniera esponenziale, con oltre 130.000 visti rilasciati solo nel 2019. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è intervenuto poi in collegamento video per sottolineare la crescita del brand Puglia.